Secondo caso di positività su Spezia. Quello che vi dico, prendetelo con il beneficio di inventario, perché i professori se no gli sgridano, nel senso che il tampone è ancora in corso, abbiamo la ragionevole certezza che sarà positivo, dopodiché ci sarà il secondo tampone, dopodiché, come sapete, la rianimazione nazionale, però siccome i parametri sono tali che farli aspettare domattina non ci sembrava opportuno, ci sbilanciamo dicendo che un secondo caso positivo è Spezia, è un signore, è del 66, quindi ha 54 anni, è ricoverato presso malattie infettive dell'ospedale, è in buona salute in questo momento, in buona salute relativamente al fatto che è sintomatico visto che è ricoverato, però insomma. Un signore che è passato, per essere più chiaro, con una sua attività da Codogno, quindi evidentemente da lì nasce la scia del virus, quindi non è un focolaio autonomo, ma è sempre un ritorno da quell'area, è passato da lì negli ultimi 10 giorni. Stiamo ricostruendo poi ovviamente la catena epidemiologica, come facciamo sempre, come abbiamo fatto per la Lazio. Saremo in grado poi ovviamente di operare in questo senso. Come sapete, vi abbiamo già detto questa mattina del paziente che è ricoverato invece a San Martino, e qua c'è poi il professor Bassetti che vi potrà dare anche il suo stato di salute avendolo in cura, che ha comportato l'isolamento con un'ordinanza del sindaco D'Alassio, del vice sindaco facente funzione sindaco, per essere precisi, che ha isolato tutte le persone presenti in questo momento nell'hotel, che sono le comitive che c'erano all'interno, più i dipendenti che erano in servizio al momento della notizia, mentre gli altri ovviamente sono stati raggiunti e sono in isolamento a casa. All'interno dell'hotel, dove vi resteranno presumibilmente, salvo ovviamente trasferimenti in strutture ospedaliere, le persone sono 146 persone, sono prese già in carico dalla protezione civile, poi se volete Gian Petrone vi spiega meglio come, però già stasera vengono forniti pasta e caldi, medicinali. Adesso stiamo parlando della doppia struttura alberghiera di Alassio. Sono nell'albergo 146. 146 persone in questo momento. Vengono forniti dei volontari di protezione civile i pasti all'esterno della struttura, che vengono portati dentro, svolgono la loro quarantena nelle camere dove hanno alloggiato in questi giorni, e ci dovranno rimanere, ripeto, salvo trasferimenti dovuti a degenze o ad altri esami medici, per i prossimi giorni. I numeri sono sostanzialmente quelli di stamani. Nel complesso sono, e potrebbero essere cambiati di qualche unità, ma insomma andiamo poco lontano dalla veridicità, 25 su ASL1, 165 dico, circa su ASL2, perché c'è tutto il tema dell'albergo di Alassio, ASL3 40, ASL4 33, ASL5 84, sensibilmente più alta, perché sapete che c'è il tema degli sbandieratori d'Alassio, che ci trasportiamo come notizia da qualche giorno, quindi sono in sorveglianza attiva. Sbandieratori di Leva. Sono 325, unità più, unità meno, che può essersi aggiunta negli ultimi minuti, a seconda anche delle indagini fatte sui soggetti che vi ho detto, 325 in tutta la regione. Oggi abbiamo lavorato tutto il giorno per mettere a punto gli ultimi dettagli operativi della nostra sanità, di cui parlerà l'assessore. Ripeto, in questo momento c'è un paziente ricoverato a San Martino e un paziente ricoverato in malattie infettive a Spezia. Questi sono gli unici due casi. Sapete che sono in corso, ve l'abbiamo già detto, altri 5 tamponi. Tutti negativi. Tutti negativi. Quindi, se si
si sbilancia il professore Cavalli, tutti negativi, no? Stavo per dire che l'avremmo comunicato domani mattina, ma vi ha fatto regalo, quindi andate a letto senza ulteriori notizie da attendere da noi. Ragazzi, le domande dopo, ora abbiamo visto no, per non lanciare cose sbagliate. È ricoverato a San Martino o alla Spezia? Uno e uno. Ricoverato a San Martino e il paziente della RAS. Il paziente di Spezia è ricoverato alla Spezia. E anche i numeri ora ve li mandiamo dopo. Capito, ma io non avevo capito. Sono ancora 30 tamponi ulteriori in corso tra tutti provenienti dalla zona d'Assio, quindi provenienti dalla stessa struttura alberghiera, di cui questo sì vi daremo notizia domani mattina, a meno che non svegliate il professore di notte. Questa è la situazione quadro. La protezione civile sta prendendo in carico via via le situazioni che necessitano di intervento della protezione civile, vedi quella d'Assio, il sistema sanitario è in carico le sorveglianze attive come vi abbiamo detto, ci tengo a dire che la situazione resta una situazione seria che stiamo affrontando con tutta la serietà del caso, ma non bisogna ovviamente drammatizzare, su questo i professori sono più chiari di me nel definire i contorni della malattia. Ci aspettiamo anche per avere ulteriori casi. Domani mattina alle 10 torneremo a riunirci con il governo per analizzare la situazione che al momento appare più seria, quella da Lascia. In serata ho già dato l'intesa al DPCM di Conte, l'ultimo del Presidente del Consiglio, che prevede le linee guida per le regioni con focolai e le regioni senza focolai. Sostanzialmente non cambia l'impostazione che abbiamo usato fino adesso, quindi immaginatevi fino a domenica almeno la situazione attuale nella regione in termini, diciamo, di divieti, per intenderci, sociali ed estesi ad altre attività non sanitarie, ammesso che non si decida domani, però questo evidentemente solo in accordo con il governo, ulteriori misure restrittive su Lascio che già sono state ulteriormente inasprite con l'ordinanza del sindaco di sequestro. Lì si chiudono anche alcuni locali pubblici che nell'ordinanza generale della regione restano aperte, vedi le palestre, vedi i luoghi di aggregazione di quel genere lì. Però se dovessimo inasprire ulteriormente, diciamo, il cordone di sicurezza intorno alla città di Lascio, ovviamente lo faremo solamente dopo aver sentito il governo domani mattina nell'ormai consueta riunione del governo. Grazie. Nella giornata di oggi, oltre ai fatti già rappresentati dal Presidente sui quali contorno di quanto descritti, quanto ci ha dato questo momento di sapere, sono proseguiti i tavoli tecnici che vedono il coinvolgimento di tutti gli ordini professionali della Liguria per condividere le linee di azione e soprattutto anche di condivisione e diffusione massima delle notizie a tutte le professioni sanitarie del nostro sistema. E so che hanno già attivato dei medici del loro sito, dei punti informativi, perché è chiaro che ogni modalità di accesso al nostro sistema deve essere conosciuto ad ogni livello. Stiamo puntando molto sulla formazione, sui nostri 25.000 operatori del sistema sanitario e anche gli operatori che lavorano nel mondo della sanità privata, perché tutti devono avere cognizione di cosa fare in caso di. Oltre alla nota circolare del 22 febbraio, abbiamo ritenuto di fare anche una interpretazione a livello ligure della circolare, in modo tale che vi fossero dei protocolli in caso di caso sospetto uguali in tutto il territorio ligure, per non avere appunto anche rispetto poi alla comunicazione delle difformi interpretazioni sulle cose che sono in atto sul nostro territorio. Ribadisco sempre per quanto riguarda i medici le loro raccomandazioni date ai pazienti di non recarsi sugli studi medici ma di telefonare con la pronta disponibilità
dei medici e pediatri di famiglia di essere reperibili telefonicamente dalle 8 alle 20, da lunedì al venerdì, e poi è attivo, come noto, il servizio di continuità assistenziale. Confermo che oggi sono state aumentate le unità lavorative presso l'112. Solo per aggiungere a quanto vi ha già detto bene il Presidente, stiamo gestendo le due strutture di Alassio con tutto il nostro Dipartimento di Protezione Civile, ovviamente sempre seguendo quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dal comparto sanitario. Da stasera tutte le persone che sono all'interno delle due strutture vengono raggiunte dai nostri volontari, ovviamente in esterno, che portano pasti, così come domani mattina porteranno la colazione, mentre invece il comparto sanitario con i propri medici gestirà le esigenze di carattere sanitario all'interno della struttura stessa. Le persone che sono in contatto con noi sono i titolari, che si fanno evidentemente anche da tramite per tutti quelli che sono ospiti in questo momento. Abbiamo appena terminato una riunione anche con la prefettura e con il comune di Alassio. Direi che per la serata fino a domani mattina le esigenze di protezione civile le gestiamo nel modo in cui vi ho detto, con i nostri volontari che raggiungeranno l'esterno delle due strutture e porteranno tutto quello che è necessario, evidentemente ora e poi nei prossimi giorni cercheremo di tarare con l'amministrazione comunale dei servizi che ci vengono evidentemente forniti direttamente da strutture che vengono selezionate dal comune. Non ci sono altre esigenze di protezione civile in questo momento, non abbiamo ancora valutazioni rispetto invece a quelle che sono come dire, eventuali immobili che possano essere messi a disposizione per trasferire qualcuno rispetto ai 149 che sono inseriti nella struttura. Stiamo facendo una ricognizione con la prefettura per come dire, nel corso dei prossimi giorni valutare se qualcuno può essere eventualmente trasferito per alleggerire il carico che in questo momento in queste due strutture è molto impattante. Ovviamente trasferito sempre sotto comparto sanitario e in zone eventualmente protette rispetto alla loro situazione, non a casa, perché a casa stiamo evidentemente trattandoli con un modo diverso. Chi è colpito dall'ordinanza a casa è anche evidentemente vede colpita la propria famiglia, perché il nucleo lo trattiamo dall'ordinanza del sindaco come nucleo protetto. Questo è il quadro rispetto alle esigenze di protezione civile. Presidente, giunto all'osservazione della tarda mattinata e abbiamo avuto la risposta della positività del primo test fatto dalla Regione Consiglio Riccardi intorno alle 15, dopodiché si è verificato, si è nuovamente ritestato ed è stato confermato anche il secondo test. La paziente di 74 anni è in discrete condizioni generali, a conferma di quello che in qualche modo abbiamo già ovviamente detto da questo tavolo e da altri, che questa infezione nella stragrande maggioranza dei casi decorre in maniera, diciamo, lieve, come gli americani definiscono mild, quindi lieve, e solo in una piccola percentuale dei casi decorre in maniera grave. Quindi anche questo caso confermerebbe, ovviamente poi vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni, ma stante gli esami che abbiamo fatto oggi pomeriggio, domani farà ulteriori accertamenti diagnostici, ma le condizioni sono discrete. Diciamo che se non fosse stato per il momento epidemiologico che interessa al nostro paese, probabilmente una signora che sarebbe stata gestita a domicilio magari dal suo medico di base. Quindi torno a essere tranquillizzante, perché questo è quello che dobbiamo dire forte alla gente, per cui nel 90% dei casi è una patologia che si autolimita ed è mai. Purtroppo nel 10-15% dei casi possiamo avere forme più impegnative, e solo in una percentuale intorno al 5% dei casi si ha un andamento che lo definiamo critico, quindi molto grave. Però attenzione, perché questi sono i dati che ci provengono dalla Cina, un sistema sanitario decisamente diverso rispetto al nostro. Se guardiamo i numeri italiani oggi, sì che il numero dei morti, se lo guardiamo sui 325 casi a stasera, farebbe 2.6% di mortalità, ma dobbiamo guardare quanti sono quelli veramente che stanno male,
e se guardiamo quelli che stanno male oggi sono 16, e quindi se li mettiamo sui 320 casi la percentuale scende ulteriormente, come se questa è una infezione che dopo aver imparato come gestirla da parte dei cinesi abbiamo anche noi imparato in qualche modo a probabilmente ventilare questi malati in maniera migliore, dargli le terapie di supporto, dargli le terapie antivirali che ci sono. Per cui noi a questa signora al momento non abbiamo ancora iniziato nessuna terapia, abbiamo a San Martino disponibili tutti i farmaci sperimentali e non, che sono stati utilizzati anche negli altri centri allo Spallanzani e che stanno utilizzando a Milano, qualora le condizioni dovessero peggiorare, visto che la signora dovrà rimanere con noi per un paio di settimane, e quindi se le condizioni dovessero peggiorare siamo pronti eventualmente a utilizzare uno di questi farmaci. Al momento la signora è solo in terapia di supporto, come peraltro facciamo nella maggioranza dei quadri di infezioni di influenza o sì,